gestione dell'Italia di oggi, la sta toccando con mano nel suo comune, e spero entri a far parte di questo gruppo, cui sono stato a far parte io da anziano, di detti parti, che è un movimento apolitico. Apolitico perché io sono 50 anni che faccio l'imprenditore, e dopo 50 anni, avendo anche avvicinato nei 50 anni, perché volevo dare qualcosa al mio paese, anche certi movimenti politici, alla politica, quella che stiamo facendo nel nostro paese, quella vecchia, quella fatta di ideologie superate, uno si chiama progressista, quell'altro si chiama economista, quell'altro si chiama, non ci credo più. Credo solo alla gente, e vi racconto un po' la storia per cui ho avvicinato i parti, perché io vivo in mezzo alla gente, in mezzo ai tifosi, ma anche alla gente normale, io provengo dalla gente. Mio padre è fatto degli emigranti per 20 anni in Sud America, per cui i miei nonni erano contadini, per cui io conosco la gente. E in questo momento la gente nel nostro paese è disperata, perché mentre quella crisi di sistema che abbiamo creato con l'inefficienza del nostro Stato veniva un po' oscurata da un'economia che comunque tirava, perché era un'economia che era partita con il nostro paese, che 50 anni fa, 40 anni fa era l'avanguardia, eravamo noi la Cina dell'Europa, eravamo noi la Cina del mondo. Poi in questo momento qui è subentrata questa crisi che è epocale, perché la globalizzazione ha portato questa crisi che è epocale, è finita un'era economica, è già cominciata un'altra era economica. E io avvertivo e avverto nella gente ancora la necessità di un qualcosa di nuovo in cui credere, perché la gente è disperata, non sa a chi credere, i giovani non hanno un futuro, non hanno una visione di quello che succederà. Così che quando ho letto su Tea Party, su un giornale, questa conferenza, questa riunione del Tea Party, è la prima a cui io partecipo, ho detto alla mia segretaria: chiama questi ragazzi e voglio sentire chi sono. Sono dietro l'arma, mi hanno spiegato, già mi ha molto impressionato la loro giovanità, perché il mondo è vostro, perché giustamente il sindaco diceva che ci deve essere un cambio di generazione nella conduzione di questo paese per cambiare le cose. E io sono stato onorato di finanziare la partenza di questo movimento e spero che loro onorino me con i risultati che dovranno ottenere. E io ho portato a loro la mia visibilità, che vi darò in futuro, e penso di portare la mia esperienza di imprenditore e di italiano di un'altra generazione, ma solo come consulenza, perché il grosso lavoro lo dovranno fare loro, lo dovete fare voi. Il sindaco diceva prima della battaglia che sa lui contro la burocrazia. Voi pensate un imprenditore oggi? Io 50 anni fa ho cominciato a fare l'imprenditore, avevo 20 anni a Milano, e vi giuro che le tasse non sapevo cosa fossero, non sapevo neanche cosa fossero le fatture. Mi ricordo che la prima verifica venne il maresciallo, che forse c'era qualcuno nascosto da qualche parte, ma non eravamo i fasoli, perché una volta all'anno ci chiamavano nell'ufficio del comune e andavi là, ti mettevi d'accordo quanto devo dare, quanto non devo dare. Eravamo lavoratori, gente che lavorava 15-20 ore al giorno, che quello che si diceva evadeva, io ho sempre detto che l'evasione di quegli anni è stata la ricchezza dell'Italia, erano gli unici soldi che venivano reinvestiti nei nuovi capannoni, nei nuovi posti di lavoro, perché io non si riportava in Svizzera. Quelli che hanno portato in Svizzera sono quelli di Roma, che si sono fregati i nostri soldi, se li sono portati da Roma. Io queste cose le dico, ma quello che ancora mi portava tutti i soldi in Svizzera, sempre a Milano. Io no, voglio dire, in Svizzera alcuni imprenditori che li portavano, sapete che li portavano, piccoli imprenditori. Perché i grossi imprenditori, secondo me, non avevano bisogno di portarli in Svizzera perché avevano i multinazionali fuori, non ce ne avevano bisogno. Ma i piccoli imprenditori che li hanno portati di là perché avevano paura del sistema Italia. Per cui questo è il grande problema dell'Italia. Io, se fossi un dirigente del sistema Italia, avrei le frontiere e farei arrivare i capitali nel nostro paese creando condizioni favorevoli per i capitali. Questo è un discorso molto, molto più lungo. Allora, stavo dicendo il problema nel nostro paese della burocrazia. Io faccio l'imprenditore da 50 anni e a un certo momento ho avuto anche 3.000 dipendenti nella grande istituzione. Il nostro Stato ha sempre avversato un po' gli imprenditori italiani nella grande istituzione e ha favorito quelli stranieri. Cioè arrivava Ikea e li mettevano i tappeti, arrivava Osha e li mettevano i tappeti, arrivava Carrefour e li mettevano i tappeti.
però arrivavo Sanca, Curo e Ikea vendevano i prodotti esteri, non vendevano i prodotti italiani, e noi ci troviamo oggi in questa situazione. Per cui io ho venduto poi il gruppo ai francesi e nel 2002 ho venduto il gruppo, fino al 2010, essendo un imprenditore cretino, perché molto probabilmente potevo portare il mio gruppo all'estero, venderlo non pagando le tasse, ho pagato circa 100 miliardi di plusvalenze sulla cessione delle mie azioni ai francesi, e dal 2002 a oggi io ho solo investito in questo paese. Quella volta avevo detto smetto di lavorare perché qui nel nostro paese non è più possibile con la burocrazia, invece io credo ancora nel nostro paese, amo il mio paese e ho investito qui. Ebbene, ditemi voi, con uno, e ho le prove, che ha solo investito dal 2002 fino ad oggi, 2011, come fa ad avere vaso? Perché oggi il signor Tremonti ti manda, viene fatte delle ricche, si inventa delle passioni che non ci sono, delle regole che non ci sono, e ti manda milioni e milioni di cartelle esattoriali. Poi con la nuova legge dal mese di luglio non ci sarà bisogno neanche del ricorso per evitare, perché diventerà esecutiva subito. Io ho la forza di vincere questi vantaggi, perché il signor Tremonti non sta facendo nient'altro che andando a sistemare i suoi bilanci, andando a rubare i soldi nelle tasche degli italiani con tasse ingiuste. Se devo continuare da imprenditore, io comunque ho investimenti nel sud dell'Italia, io credo anche nel sud molto, ecco perché poi sono anche a Palermo. Ho fatto investimenti anche in Sicilia, non ho mai avuto nessuna difficoltà, non sono mai stato avvicinato dalla mafia né dalla malavita di nessun genere. Ho fatto investimenti in Puglia, ho investimenti in Campania, ho investimenti in Croazia, in Slovenia, per cui faccio il mio lavoro. Però la nostra burocrazia fa sì che io, col comune di Cerignola, nel 1995 ho comprato un terreno di 100.000 metri quadrati per un centro commerciale. Ho fatto una convenzione con loro per costruire il centro commerciale, siamo nel 2011, non c'ho l'autorizzazione. Col comune di Foggia nel 98 ho fatto la stessa cosa per fare un grosso intervento sia commerciale che industriale, sono nel 2011 e non ho le autorizzazioni. Sono entrato nel mondo dell'energia, dopo mesi di combattimento per avere un parco fotovoltaico oppure un parco eolico che la nuova lobby dell'atomica ha descritto come il male dell'Italia, e poi vi spiegherò perché non è il male. Dovete sapere che la burocrazia per ottenere un permesso per un parco fotovoltaico ci vogliono 24 autorizzazioni di enti diversi, per cui 24 enti che forze armate, forze aeree, la marina, tutte cose che creano tutti i lavori inutili e tutti i costi per lo Stato. Adesso finalmente ho avuto le prime autorizzazioni, dopo circa, la legge dice che in 6 mesi lo Stato deve dare autorizzazioni per favorire gli investimenti nell'energia. Dopo che ho ottenuto adesso le autorizzazioni, stavo per cominciare i lavori, hanno fatto una legge retroattiva, dove dico, no, quello che abbiamo fatto nel decreto legge dell'anno scorso, dove stabilivamo gli incentivi per fare questi investimenti, non vanno più. Per cui adesso vi diremo fra due mesi, quello che succederà è, naturalmente hanno lasciato a casa 120.000 persone, investimenti per centinaia di milioni dall'Italia bloccati, se non che Dio vi ha mandato un segno, poverino per il Giappone, per questi italiani qui, perché poi quando è successo quello che è successo in Giappone, dove ancora adesso cercano di coprire la tragedia atomica che può succedere in questo universo, in questa terra, perché la scienza oggi ufficiale, la biologia ufficiale, i scienziati veri, quelli che studiano, sanno che non si può fare più energia atomica nel mondo se non andando verso l'autodistruzione. Stavo dicendo, quando mi è arrivata questa cosa qui mi hanno praticamente bloccato il tutto. Adesso dopo quello che è successo in Giappone stanno riaprendo molto probabilmente, perché la Merkel ha detto che l'energia atomica non vuole più sapere, gli altri naturalmente sposeranno questo, e questa disgrazia ha fatto sì che rinsaviscono queste persone, compreso Peronesi, che invece di fare un oncologo ha fatto anche il presidente della lobby delle centrali atomiche, e oggi ho letto sul giornale che ha fatto anche un esercito per la salvezza per intervenire in Italia da altre parti, una roba del genere, sembra che sia un futuro anche questo tipo. Questa è l'Italia nella quale noi lavoriamo. Probabilmente settimana prossima daranno il via a
non ha modificato, vedranno di nuovo gli incentivi, partirà questo investimento. Allora la prima cosa che io dovrò fare, come ho detto il tecnico ieri, e dopo aver aspettato un anno e mezzo per le autorizzazioni, è fare un'autorizzazione che vi ci vorranno per 40 giorni, inventata da uno Stato che non si sa come inventare le vessazioni per il cittadino, per l'utente, inventata per mungere ancora il cittadino. Devo fare lo sminamento di un terreno in Puglia dove da Annibale, 2500 anni che non c'è la guerra. Naturalmente l'azienda di sminamento dov'è? Di Napoli. E naturalmente costerà 70-80 mila euro, probabilmente con 10 mila euro in più invece fanno in 40 giorni la fanno in 20, perché non devono sminare niente. Ma questo è il nostro paese di oggi, questo è il paese nel quale io mi trovo a fare l'imprenditore. Allora, per passione per la gente, perché tutti i giorni mi bussano al portone del Friuli gente di 40-50 anni che non ha il posto di lavoro, non ce l'ha più. Ha detto il sindaco, la nuova tragedia di questo paese qui, fra un anno, lo dice Tremonti, ma Tremonti è una delle cause, perché lui è un ministro del bilancio, non dell'economia. Una delle tragedie di questo paese qui, che abbiamo 5 milioni, 6 milioni di cassa integrati, non creandosi più posti di lavoro e non essendoci un disegno nuovo per l'economia di questo futuro, che dovrà partire da quei giovani, ci sarà poi una grande rivoluzione sociale. Perché quando non abbiamo più gli stipendi da dare a questa gente, dove andiamo? Quando voi giovani non avrete il posto di lavoro, cosa dovete fare? Vi diranno che è causa di Zamparini che è ricco, che è causa del sindaco, che è causa di un'altra, con tutte le c'è passato il comunismo 50 anni fa, hanno distrutto la ricchezza, ma non essendo capaci poi di produrre nuova ricchezza, dove sono andati? Sono andati all'autodistruzione. E così arriviamo all'autodistruzione anche noi. E allora io voglio aiutare la gente di questo paese. Io, siccome ho un volto televisivo molto noto, mi hanno fatto fare su Tele Lombardia una trasmissione per la gente, circa a partire da 2 mesi fa, avevamo fatto 5 puntate a martedì, avevo invitato l'avvocato Goffi, che è un consigliere regionale del Piemonte, che viaggia per Torino già da un anno con un numero verde per le partite IVA contro l'Italia. E lui in questa trasmissione mi ha portato praticamente tutta la storia dell'Italia. 1.200.000 prime case ipotecate. Le prime case non sono le mie, sono le vostre. Sono dell'artigiano, sono del negoziante, sono di chi ha lavorato una vita per farsi. Milioni e centinaia di migliaia di lettere che gli arrivano, io ho di pacchi anche miei, di gente che gli hanno fermato l'ambulante e li hanno portato via. Prima, siccome gli hanno fatto l'induzione di quello che doveva guadagnare e non doveva guadagnare, prima gli hanno portato via l'appartamento ipotecato. Poi gli hanno bloccato il camioncino, così non può andare a fare neanche per casa. Ma di casi, come si dice, ce n'è migliaia di case di gente che ha 800-900 euro di pensione e ha, non solo evasori, non ha pagato l'INPS, non ha pagato perché l'ha denunciato, ma non c'è i soldi per pagarlo, perché in Italia gli porta via la casa. Non so se avete letto quel caso paradossale che è venuto sui giornali di Genova, dove 70 euro erano diventati 200.000 euro portando via la casa a uno che era una persona che era morta, si era dimenticata di pagare 270 euro, e i figli, per fortuna, erano notari, un avvocato, hanno denunciato e sono sotto il giudizio della procura di Genova e di Italia. Allora io, quando è arrivato l'avvocato Don Goffi, ho conosciuto un mondo che non conoscevo. E allora le mie cartelle esattoriali sono diventate nulla, i milioni di me, contro questa gente che hanno la cartella da 5.000 euro, ma non hanno i 5.000 euro, non sanno dove andare a sbattere la testa. E ce ne sono centinaia di migliaia in tutta l'Italia, e io sto pagando un ufficio con 4 avvocati, con questo numero verde, per raccogliere tutti i giorni e cominciare a fare una battaglia. E questo a Torino, ne voglio fare uno in Friuli, fare uno a Roma. Nel sud c'è meno questo problema, perché nel sud hanno più paura di limitare, perché nel sud gli danno quattro mazzolate, qui approfittano di voi perché c'è la civiltà che non li mazzola nessuno, per cui questo combattimento qui mi è stato bloccato perché mi ha chiamato il proprietario di Tele Lombardia, che era l'intente sulla quale io andavo a fare gratuitamente questa trasmissione, e sono stato a pranzo con lui. Alla fine, beh, allora quando ricominciamo a fare la trasmissione, io dicevo, guarda, non parlo di un evento, parlo di un evento,
No, mi ha detto, tu sei un partito politico, non te la posso raccontare, guardami negli occhi, non mi raccontarmi delle cugine, ti hanno proibito di fare parte. No, sono io, sono venuto a sapere che un partito politico e l'Italia sono intervenuti per proibire, mi hanno interrotto la trasmissione. Per fortuna ma la televisione non va, non ho potuto cercare. Da settimana prossima cominceremo la registrazione sul canale digitale terrestre 666, il numero del diavolo. E poi daremo anche altre televisioni private in tutta Italia, ed è un combattimento che io faccio col cuore, nel quale l'ha indicato sindaco, se vuole anche venire una volta l'ha invitato a questa trasmissione, sono invitati i ragazzi del Tipar. Io lo faccio con passione per il mio paese, perché mi vergogno, ho 10 nipotini per fortuna, mi vergogno di avere creato un paese come quello che sto lasciando ai miei nipotini e ai miei figli, e vorrei dare il mio contributo per cambiare. Però non dobbiamo dare il contributo solo dicendo le cose che non vanno, come mi ha fatto Pino adesso, sono tante. Il contributo vorrei darlo con la mia esperienza di imprenditore per le cose che bisogna fare, perché io so già, anche con la mia esperienza, diverse cose che si possono fare per far ripartire questo paese, che è bloccato da uno Stato che pensa prima di tutto andare a reperire le risorse per pagare quei posti di lavoro che non producono ricchezza e che rubano il 60% della ricchezza che voi producete per loro. È uno Stato che si autoalimenta. Hanno cercato di bloccarmi,
La stessa cosa sta succedendo in Puglia, la stessa cosa sta succedendo in Sicilia, però io su questo combatto. E poi la terza cosa da fare nel nostro paese è fare il medico. Perché vi giuro che malgrado questi castroni di politici che noi abbiamo, gli ultimi 50 anni, il nostro prodotto, il prodotto della nostra gente, il prodotto della nostra tecnologia, il prodotto della nostra arte, che abbiamo nel DNA, generazioni di italiani che hanno prodotto arte, ci hanno lasciato qualcosa nel sangue, nel mondo è visto molto molto bene. Per cui invece di fare i prodotti di concorrenza con i cinesi, dobbiamo fare i prodotti di qualità. Però dobbiamo fare uno Stato, invece di fare la sede a New York della Sicilia per mandare in vacanza i figli, deve fare marketing, come fa la Germania, come fa la Francia, come fanno gli altri, deve aiutarci a esportare i nostri prodotti in questi paesi qui, e questi paesi sono decisivi. Però in questo momento i nostri politici, caro sindaco, sono tutti là intaffarati a pensare alle guerre del nostro Presidente del Consiglio, alle case di Monte Carlo, alle cose di quell'altro, a Vendola che si prende le sue facenti, a quell'altro che dice che c'è la mafia, non è? Ma di noi italiani, noi ne prendiamo un tubo a nessuno. La preghiera mia è che questo movimento di parti diventi il movimento della gente, il movimento degli italiani, il movimento della gente che vuole essere cittadino e non subito, perché noi siamo dei cittadini. Lo Stato ci ha fatto diventare sudditi, siamo sudditi non solo dello Stato, ma anche di tutte queste istituzioni che sono partiti da quando hanno creato quello che si chiama la persona giuridica. Noi, quando sono partito io per l'imprenditore, c'erano le persone fisiche. Nel dopoguerra sono partite le persone giuridiche. Le persone giuridiche hanno preso il potere, sono le multinazionali, sono tutte le istituzioni, sono le corporazioni, quelle degli architetti, quelle dei geometri, quelle dei giudici, quelle tutto questo meccanismo di istituzioni che ha annullato il cittadino, che ha annullato una persona fisica. Noi siamo noi i protagonisti della storia, noi e voi tutti che siete qui oggi dovete trasmettere questo pensiero, e c'è bisogno di tutti. Io ci metto nel mio tutto quello che posso dare, ma anche voi dovete dare, perché tutti noi italiani abbiamo contribuito, io più di voi, a creare questo paese sbagliato, perché non mi sono ribellato prima, ma tutti noi dobbiamo impegnarci per cambiarlo e partire veramente per cambiarlo, e se ci vorrà molto tempo. Io sono con voi. Ringraziamo ancora.